Il termine pestilenza o peste nell'Alto Medioevo, a causa delle limitate conoscenze scientifiche, veniva usato genericamente per indicare vari fenomeni epidemici caratterizzati da alta mortalità, come il colera, il morbillo o il vaiolo. Infatti, spesso ci si riferiva alle pandemie come febbris pestilentiatis o morbus pestiferus o semplicemente pestilenza. Oggi, dopo parecchi secoli, gli scienziati sono riusciti a ricostruire un quadro scientifico dettagliato della peste, e cioè che è una malattia infettiva, ma di origine batterica, causata dal bacillo Yersinia pestis. Il bacino di questo batterio è costituito da varie specie di roditori, il cui unico vettore è la pulce dei ratti, che può essere trasmessa anche da uomo a uomo. Buongiorno, sono Massimiliano e sono uno dei ricercatori dei I Dormienti di Efeso e con questa serie vorrei raccontare in maniera più chiara che cos'è la peste e come sono state le sue apparizioni nella storia. La peste si manifesta sotto forma di tre principali quadri clinici, distinti in base ai diversi apparati dell'organismo in cui si sviluppa l'infezione. La peste bubonica è causata dall'introduzione nell'organismo del bacillo attraverso la cute, a seguito del morso di una pulce infetta. Il bacillo, solitamente identificato dal sistema immunitario e fagocitato dai leucociti, viene smaltito attraverso il sistema linfatico, fino ai linfonodi, dove però resta attivo e continua ad accumularsi, moltiplicandosi e provocando un'infiammazione di uno o più linfonodi, solitamente nella zona ascellare o inguinale più prossima alla zona della puntura. I linfonodi colpiti divengono rigonfiamenti dolorosi detti appunto buboni. Questi non sono ascessi, bensì edemi. Non contengono pus, ma sangue e tessuto edamentoso, necrotico. Quando i linfonodi non sono più in grado di contenere la malattia, il bacillo può diffondersi in tutto l'organismo, dando luogo così alla seconda forma, la peste setticemica. Si tratta di un quadro clinico molto più grave. Il bacillo, trasportato dal flusso sanguigno, raggiunge i principali organi, dando luogo a una sepsi diffusa, condizione che, se non curata, può risultare fatale in breve tempo, e si verifica il blocco dei capillari, la coagulazione del sangue in tutto il corpo, con la comparsa di lividi e macchie nere sulla pelle, da lì il motivo probabilmente per cui è stata chiamata ad un certo punto peste nera. Il terzo quadro clinico è la variante detta peste polmonare, estremamente grave, che si caratterizza per la diversa localizzazione in quanto si sviluppa nell'apparato respiratorio. A differenza della forma bubonica, che necessita delle pulci, dei topi, la peste polmonare ha come vettore di trasmissione le particelle di saliva o altri liquidi provenienti da un paziente infetto, un poco come l'attuale SARS-CoV-2. È esattamente questo il motivo per cui noi oggi portiamo le mascherine. Sono le particelle di saliva il vettore principale di trasporto del batterio della peste polmonare e quindi anche del virus Covid-19. Ora, come abbiamo detto all'inizio, la peste è una malattia di origine batterica. Io vi inviterei subito a riflettere su questo aspetto, che è fondamentale in questi mesi. C'è una gran differenza fra le malattie batteriche e le malattie virali. Le malattie provocate dai virus sono molto difficili da curare, come si è visto. Prendiamo ad esempio il vaiolo, o il morbillo, o lo stesso HIV. Diversamente, le malattie provocate dai batteri noi le possiamo combattere con un'arma formidabile, gli antibiotici, che sono totalmente inefficaci però contro le malattie provocate dai virus. Quindi noi, oggi, malattie come la peste che hanno sterminato le popolazioni del passato, le possiamo curare. Dopo questa breve ma necessaria distinzione tra i diversi tipi di peste e le malattie di origine batterica o virale, scenderemo nel dettaglio di ognuna di esse. Nella storia sono state molte le pestilenze che si sono susseguite a intervalli regolari nel corso dei secoli. Ma ora dobbiamo prima fare un piccolo inciso semantico, e cioè il termine pestilenza o peste deriva dal latino pestis, che significa distruzione, grande malattia, e anticamente è stato utilizzato per indicare genericamente una sventura, una rovina.
Quindi sorge spontaneo il dubbio se attribuire a molte epidemie del passato allo Yersinia pestis o ad altri agenti patogeni simili. La prima che troviamo è la peste di Atene, che colpì la città-stato durante il secondo anno della guerra del Peloponneso, intorno al 430 a.C., quando la vittoria delle truppe ateniesi sembrava ormai a portata di mano. Si crede possa essere entrata ad Atene attraverso il Pireo. Il porto della città è l'unica fonte di cibo e rifornimenti. Tutto il Mediterraneo orientale ne venne colpito e Atene divenne un terreno fertile per la malattia, che uccise molti cittadini e tra questi Pericle, sua moglie e i suoi figli, Santippo e Paralus. La malattia poi si ripresentò altre due volte, nel 429 a.C. e nell'inverno del 427 d.C. Gli storici hanno a lungo cercato di identificare la malattia, nota come la peste di Atene, e per moltissimo tempo è stata considerata un focolaio di peste bubbonica, nelle sue molteplici forme. Ma riconsiderazioni dei sintomi, riferiti e dell'epidemiologia hanno portato gli studiosi anche ad avanzare ipotesi alternative. Tra queste, tifo, vaiolo, morbillo e sindrome da shock tossico. Altri hanno anche suggerito trattarsi di antrace diffuso dalle montemandrie di bestiame concentrate all'interno delle mura cittadine. Sulla base delle somiglianze descrittive con i recenti focolai in Africa e visto che la peste ateniese era apparentemente venuta all'Africa, come pensava Tucidide, si ipotizza potesse trattarsi anche di Ebola. Nel 2005, grazie a una correlazione tra il DNA estratto dalla polpa dentale di tre denti recuperati dal cimitero del ceramico d'Atene, sono stati scoperti batteri patogeni di febbre tifoidea, una malattia infettiva sistemica, febbrile, a trasmissione orofecale, provocata dal batterio Salmonella enterica, detto anche bacillo di Ebert o Gafki. In questo caso, quindi, non si trattava di un virus, ma di un batterio. Per molto tempo il mondo antico non ebbe gravi pestilenze fino al 165 d.C., quando sotto l'impero di Marco Aurelio apparve e si propagò la peste antonina. Ma nemmeno questa fu causata dallo Yersinia pestis, ma bensì dalla variola major o la variola minor, comunemente denominato vaiolo, o dal paramyxovirus del genere morbillovirus, anche detto morbillo. Questa si è propagata entro i confini dell'impero romano, portata dai soldati dell'esercito di ritorno dalle campagne militari contro i parti. L'epidemia potrebbe avere anche causato la morte dell'imperatore romano Lucio Vero, morto nel 169 d.C. Correggente con Marco Aurelio, il patronimico Antoninius diede il nome all'epidemia. Le fonti antiche concordano sul fatto che l'epidemia apparve la prima volta durante l'assedio portato dai Romani a Seleucia nell'inverno del 165 d.C. Il focolaio scoppiò di nuovo 9 anni dopo, secondo lo storico romano Cassio Dione, e causò fino a 2000 morti al giorno a Roma, uccidendo un quarto degli infetti. La peste avrebbe imperversato nell'impero per quasi 30 anni, facendo secondo le stime tra i 5 e i 30 milioni di morti. La malattia uccise circa un terzo della popolazione in alcune zone e decimò l'esercito romano. Ammiano Marcellino afferma che la peste dilagò fino alla Gallia e alle regioni stanziate lungo il Reno. Eutropio asserisce che moltissime persone morirono in tutto l'impero. Secondo lo scrittore spagnolo del V secolo Paolo Orosio, molte città e villaggi della penisola italiana e delle province europee persero tutti i loro abitanti. Quando l'epidemia si spostò verso nord raggiungendo il Reno, infettò anche i popoli germanici e galli posti all'esterno dei confini dell'impero. Fra il 251 e il 266 d.C. si ebbe un nuovo picco dello stesso virus, cosiddetto morbo di Cipriano, dal nome del vescovo di Cartagine che ne scrisse. Pare che a Roma e nelle città greche in quel periodo morissero 5.000 persone al giorno. Le due probabili malattie responsabili di tutto questo, cioè il morbillo o il vaiolo, quando giungono in una popolazione che non li ha mai conosciuti e non immunizzati, sono delle malattie spaventose e devastanti. Basti pensare che queste due sono state responsabili dello spopolamento dei nativi americani dopo l'arrivo dei coloni europei.
Quindi, anche la peste antonina, che devasta l'impero romano, non è causata dallo Yersinia pestis. È solo verso la fine del VI secolo che appare la prima vera e propria epidemia di peste, causata dallo stesso batterio che colpì l'Europa nel XIV secolo, con la cosiddetta peste di Giustiniano, perché è scoppiata principalmente nei territori dell'impero bizantino sotto il regno dell'imperatore Giustiniano, tra il 541 e il 544 d.C. Secondo gli studi, sembra che si trattasse, in effetti, dello stesso agente patogeno della peste nera, ma appartenente a un ceppo diverso, che ora è estinto. Potrebbe aver avuto origine dall'Etiopia o dall'Egitto e ad essersi diffusa verso nord fino alla capitale dell'impero d'Oriente, considerati anche i notevoli flussi di generi alimentari, soprattutto grano, che provenivano dal Nord Africa. Se effettivamente si fosse trattato di peste bubbonica, il contagio sarebbe dovuto ai parassiti che, diffusi dai ratti, attaccarono anche gli uomini. Per descrivere la terribile situazione, Procopio di Cesarea riportò come al culmine dell'epidemia uccideva 10.000 persone al giorno nella sola Costantinopoli. Una stima forse gonfiata dallo stato generale di allarme, storici moderni parlano dunque di circa 5.000 al giorno. Non si trovano luoghi dove seppellire i morti e i cadaveri dovevano spesso essere lasciati all'aperto. Giustiniano promulgò nuove leggi per snellire le procedure legate alle pratiche ereditarie, che raggiunsero un picco causato dalle innumerevoli morti. La stessa città di Roma nel 546 rimase quasi senza abitanti per alcuni mesi. La circostanza è attribuita, da Procopio di Cesarea, alla volontà dell'occupante goto, Totila, che avrebbe deportato in Campania i pochi abitanti rimasti. Ma il periodo di maggior veemenza della pestilenza nella penisola lo si raggiunge tra gli anni 60 e 70 del secolo. Il Liber Pontificalis ricorda che sotto Papa Benedetto I, pontefice dal 575 al 579 d.C., un'ondata epidemica seguita a grave carestia indusse molte città assediate dai Longobardi ad aprire loro le porte, tanto era il patimento. Paolo Diacono, storico longobardo, descrive la devastazione che produsse anche nel tessuto sociale, come in queste descrizioni della peste che nel 565 decimò la Liguria. Tutti erano scappati e tutto era avvolto nel silenzio più profondo. Due figli se ne erano andati, lasciando insepolti i cadaveri dei loro genitori. I genitori dimenticavano i loro doveri, abbandonando i loro bambini. La peste si ripresentò a ondate fino al 750 d.C. circa, anche se non raggiunse più la virulenza iniziale. Le stime più accreditate parlano di circa 25 milioni di decessi. Questo periodo possiamo associarlo veramente ai secoli oscuri medievali. Dopodiché, della peste non se ne parla più per secoli. In un certo senso possiamo definire l'Ottocento come il crocevia che segna l'inizio della rifioritura del mondo occidentale, che ripresosi dalla caduta dell'impero romano, esce dai secoli bui per iniziare quel processo di crescita culturale ed economica che raggiungerà il suo culmine nel Rinascimento. La peste nera, apparsa la prima volta durante gli anni 30 del XIV secolo, è iniziata come una malattia endemica nei roditori che vivevano tra la Mongolia e il deserto del Gobi, si diffonde in Europa a partire dal 1346 e dando origine alla cosiddetta seconda pandemia di peste più terribile della storia. Probabilmente furono le guerre tra la popolazione mongola e cinese a provocare le condizioni sanitarie perché si diffondesse su scala mondiale. L'area di origine sembra essere stata quella della regione dell'Asia centrale settentrionale, dove ricerche moderne hanno stimato che morirono circa 65% degli abitanti durante le epidemie che la flagellarono tra il 1331 e il 1353. Tra il 1338 e il 1339 raggiunse la comunità nestoriane presso il lago di Sixkull, sul cammino della Via della Seta, mentre nel 1345 si segnalarono i primi casi in Crimea. Ma è nel 1347 che la peste fece le prime vere vittime in Europa, quando l'Orda d'Oro, guidata da Ganibek, assediava Kaffa, nelle penisole della Crimea, capoluogo della ricca colonia genovese della Gazzaria, Calo, sulla Via dell'Oriente. Le cronache dell'epoca riportano, come ha scritto un frate francescano, Michele da Piazza, che gli assedianti gettavano con le catapulte i cadaveri degli appestati entro le mura della città. Gli abitanti di Kaffa avrebbero immediatamente gettato in mare i corpi, ma la peste riuscì comunque a entrare in città in questo modo.
Altre fonti, tuttavia, indicano più verosimilmente che la contaminazione dei genovesi fosse in realtà avvenuta per via dei ratti che passavano dalle schiere dei mongoli agli abitanti della città, o secondo una teoria recente, trasmessa attraverso i gerbilli. Una volta a Caffa, la peste fu introdotta nella vasta rete commerciale dei genovesi, che si estendeva su tutto il Mediterraneo. A bordo delle navi che partivano dalla città nell'autunno del 1347, giunse a Costantinopoli, prima città europea contagiata, e a Pera, colonia genovese sul Bosforo. Dopo aver infettato la popolazione di Cipro e di Alessandria d'Egitto, alla fine del 1347 il morbo arrivò al porto di Messina. Da Messina la peste nera si diffuse rapidamente perdurando tra 6 e 9 mesi nelle aree colpite. Il tasso di mortalità medio fu circa del 30% nel totale della popolazione, mentre il tasso di letalità fu circa il 60%. Si diffuse soprattutto nei quartieri più sovrappopolati delle città, dove gli abitanti, spesso debilitati dalla malnutrizione, vivevano in condizioni igieniche precarie. Si calcola che la peste uccise tra i 20 e i 25 milioni di persone, un terzo della popolazione europea dell'epoca, mentre per le vittime in Asia e Africa mancano fonti certe. Le cifre devono venire considerate con prudenza, perché le testimonianze dei contemporanei riportano numeri probabilmente esagerati per esprimere il terrore e la crudeltà di questa pandemia. All'epoca, medici e autorità sanitarie non possedevano conoscenze sufficienti per identificarne la causa e i rimedi, attribuendone sovente la cagione a significati religiosi. Oggi, l'agente eziologico più accreditato della peste nera, come abbiamo detto, è il bacillo Yersinia pestis, isolato solo alla fine del XIX secolo. Dopo la peste nera, il mondo ha conosciuto altre pandemie che hanno mietuto numerose vittime, basti ricordare il vaiolo portato dai conquistadores nel Nuovo Mondo, ma dobbiamo aspettare la fine della Prima Guerra Mondiale per segnalare una nuova grande epidemia su scala mondiale. Conosciuta come la spagnola o la grande influenza, fu una pandemia influenzale insolitamente mortale che fra il 1918 e il 1920 uccise decine di milioni di persone nel mondo. Fu la prima delle grandi pandemie del XX secolo che coinvolgono il virus dell'influenza H1N1. Arrivò a infettare circa 500 milioni di persone in tutto il mondo, inclusi alcuni abitanti di remote isole dell'Oceano Pacifico e del Mar Glaciale Artico, provocando il decesso di 50 milioni di persone su una popolazione mondiale di circa 2 miliardi. La mortalità totale le valse la definizione di più grave forma di pandemia della storia dell'umanità. Ha infatti causato più vittime della terribile peste nera del XIV secolo. La malattia ridusse notevolmente l'aspettativa di vita dell'inizio del XX secolo, che nel primo anno dal diffondersi della pandemia risultava diminuita di circa 12 anni. La maggior parte delle epidemie influenzali uccide quasi esclusivamente pazienti anziani o già indeboliti. Al contrario, la pandemia del 1918 troncò prevalentemente giovani adulti precedentemente sani. Sono state formulate diverse possibili spiegazioni per l'alto tasso di mortalità di questa pandemia. Alcune ricerche suggeriscono che la variante specifica del virus avesse una natura insolitamente aggressiva. Un gruppo di ricercatori, recuperando il virus dai corpi delle vittime congelate, ha scoperto che la trasfezione negli animali causava una rapida insufficienza respiratoria progressiva e la morte attraverso una tempesta di citochine, in pratica una reazione eccessiva del sistema immunitario dell'organismo. Si è quindi ritenuto che nei giovani adulti l'elevata mortalità fosse legata alle forti reazioni immunitarie, mentre la probabilità di sopravvivenza in alcune aree paradossalmente sarebbe stata più elevata in soggetti con sistema immunitario più debole, come bambini ed anziani. Avremo modo di studiarla poi nel dettaglio in un'altra occasione. Come abbiamo visto da questo breve racconto, quella che il mondo sta sperimentando oggi non è, in termini di mortalità assoluta e relativa, fra le maggiori pandemie della storia dell'uomo. E probabilmente solo grazie alle misure di contenimento che sono state prese quasi ovunque sul pianeta e alle migliori condizioni dell'assistenza sanitaria rispetto al passato. È quanto risulta da uno studio comparato su dati storici realizzato dai ricercatori della Deutsche Bank. Lo studio mette a confronto i dati sulla mortalità delle 27 peggiori crisi epidemiche della storia umana, a partire dalla peste antonina del II secolo d.C. per finire con l'attuale Covid-19.
considerando i numeri dei morti tramandati dai testi storici in rapporto alla popolazione mondiale nei rispettivi momenti, la peggiore è stata di gran lunga la peste nera, che nel XIV secolo sterminò oltre il 40% della già poca popolosa umanità dell'epoca, seguita dalla peste di Giustiniano, che nel VI secolo d.C. aveva registrato una mortalità del 28%. Sono livelli mai raggiunti in nessun'altra occasione della storia. Il tasso dell'influenza spagnola, un secolo fa, fu del 2,73%. Oltre a dipendere dal fatto che nei secoli la popolazione della Terra è aumentata esponenzialmente, dai poco più 200 milioni di umani nei primi secoli d.C. si è passati a 1,8 miliardi dell'epoca della spagnola, per arrivare agli attuali 7,7 miliardi di abitanti del pianeta, la riduzione della mortalità si deve anche ai clamorosi miglioramenti delle condizioni igienico-sanitarie di quasi tutti i paesi e, nel caso del SARS-CoV-2, ai provvedimenti di chiusura delle attività in gran parte del globo. Noi siamo i dormienti di Efeso e vogliamo solo che tu inizi a fare e farti domande, perché è nella domanda la chiave di tutto, non nella risposta in sé per sé.